Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Canicattì. La politica in apertura, la politica a servizio dei cittadini, cambiano le modalità per la raccolta differenziata a Canicattì. Il conferimento dei rifiuti che vengono selezionati già a casa dovrà essere effettuato dalle 7 alle 9 di ogni giorno. Lo rende noto l'assessore all'igiene del comune di Canicattì, Enzo Di Natali, che ha rilasciato questa intervista alla nostra emittente. Sentiamo. La raccolta differenziata è un cruccio anche dell'assessore Di Natali, dell'amministrazione di Ventura, perché se vogliamo crescere dobbiamo sviluppare appunto la raccolta differenziata. Ci sono delle novità che avete introdotto, quali sono? La differenziata è il futuro di un ambiente pulito per dare ai nostri ragazzi e anche alle future generazioni una qualità della vita. E noi stiamo potenziando molto la differenziata nel nostro comune, soprattutto nell'area dell'Oltreponte, come si vuole chiamare. Ebbene, una delle novità è questa, che noi, rivolgendoci ai nostri cittadini che fanno la differenziata, chiediamo di fare il conferimento dalle 7 di mattina alle 9. Perché conferire, mettere fuori l'immondizia, la differenziata in un area diverso, significa poi far sì che questa differenziata rimanga un po' per tutta la giornata. È un modo di come snellire il lavoro, come facilitare anche il servizio, per cui stiamo chiedendo questo servizio, questa collaborazione ai nostri cittadini. Facciamo quasi alla fine dell'anno, dal punto di vista diciamo, del bilancio, che bilancio è stato per quanto riguarda appunto la raccolta differenziata? Ricordiamo che voi vi siete insediati a giugno e che il progetto pilota è partito qualche mese dopo il vostro insediamento. Sì, diciamo luci e ombre. Le ombre sono che ovviamente c'è bisogno di una mentalità nuova, capire cosa significa differenziare e come bisogna fare la differenziata. I nostri dipendenti con molta capacità e professionalità hanno spiegato come si fa la differenziata, ma certamente è un discorso di mentalità, di cultura che sta alla base, per cui ci sono state zone, aree dove in cui la differenziata è stata osservata in modo scrupoloso e alcune strade, alcuni cittadini che hanno invece pensato di giocare a pallacanestro. E a questi noi rivolgiamo il nostro appello chiedendo loro di non giocare a pallacanestro col sacchetto dell'immondizia, ma fare la differenziata come si deve. La cronaca a Palermo, la polizia ha sequestrato beni per 1 milione di euro a Francesco Antonino Furmuso, di 49 anni, inquisito dalla magistratura per traffico di stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso su proposta del questore Guido Longo della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. I sigilli sono scattati ad una villa del territorio di Misilmeri, numerosi appezzamenti di terreno della stessa zona, un'impresa individuale di vendita di prodotti ortofrutticoli, alimentari e bibite, numerosi veicoli e macchine agricole, nonché conti correnti intestati a Furmuso e ai suoi familiari. Francesco Antonio Furmuso è coinvolto in diverse inchieste sulla gestione di traffici di cocaina e hashish rivenduti nella zona di Misilmeri e Villa Abate. Il 12 luglio scorso, nel corso dell'operazione Tiro Mancino della squadra mobile di Palermo, Furmuso, insieme ai familiari, tra cui il figlio Antonino, è stato arrestato per traffico di droga. In particolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo gli ha contestato, in concorso con altri soggetti, l'acquisto di 420 kg di hashish in Emilia Romagna, sequestrati il 31 luglio del 2013. Al termine di quasi un anno di indagini, le fiamme gialle del Comando Provinciale di Ragusa hanno disarticolato un'organizzazione criminale attiva nello spaccio di sostanze stupefacenti che riforniva le principali piazze della città. In particolare, dallo sviluppo di informazioni raccolte sul territorio e sviluppate prima in forma autonoma e poi attraverso il coordinamento della locale Procura della Repubblica, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Ragusa hanno presidiato per diversi mesi le principali piazze del paese e soprattutto quelle della periferia di Ragusa, ritenute il luogo ideale di ritrovo di spacciatori. Da qui il nome attribuito all'operazione che è stata appunto denominata in codice Tutto Città.
Sono stati sequestrati circa 35 kg di marijuana, 100 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, 10 cartucce 380 calibro 9 corto, denaro contante ed assegni per oltre 100.000 euro, quali proventi dell'attività di spaccio, e poi 6 bilancini di precisione utilizzati per la pesatura dello stupefacente prima del confezionamento, 8 apparecchi cellulari utilizzati per i contatti fra gli acquirenti, un camper, un'autovettura e uno scooter. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sottoposto a sequestro a Belpasso oltre 1.900 artifici pirotecnici del peso di circa 65 kg, illecitamente trasportati con un mezzo privato da un cittadino italiano. L'intervento eseguito dai finanzieri del gruppo di Catania si inserisce nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio attuati lungo le principali strade della provincia etnea per contrastare, soprattutto in vista delle imminenti festività di fine anno, i traffici illeciti connessi alla vendita di prodotti pericolosi in spregio alle norme di settore che regolamentano il commercio. In particolare, le Fiamme Gialle, nel corso di una perlustrazione nella zona industriale di Piano Tavola, hanno sottoposto a controllo stradale un veicolo condotto da un soggetto residente a Siracusa e, a seguito di una ispezione nel bagagliaio, hanno trovato il rilevante quantitativo di fuochi d'artificio che il conducente trasportava in assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. 7 cadaveri di migranti sono stati recuperati nel Mediterraneo centrale durante alcune operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa di Roma della Guardia Costiera. Nel corso delle stesse operazioni sono stati tratti in salvo 300 migranti. I migranti erano a bordo di 3 gommoni e di una piccola barca e sono stati raggiunti da una unità della Marina Militare della Guardia Costiera e da 2 rimorchiatori privati. A bordo di uno dei gommoni sono stati recuperati 4 cadaveri, mentre nell'altro gommone ce n'erano 3. I 300 migranti salvati vengono trasferiti in queste ore in un porto italiano. Ancora cronaca: i carabinieri di Licata hanno arrestato i domiciliari applicandogli il braccialetto elettronico Giuseppe Lanzino, 39 anni, perché presunto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate commesse a Licata l'11 ottobre scorso a danno di alcuni agenti di polizia municipale della città. In sostanza, Lanzino sarebbe il responsabile di un'aggressione a 2 vigili urbani. Sempre i carabinieri della compagnia di Licata a Ravanusa hanno arrestato Antonio Savitteri, 44 anni, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno in paese. Savitteri risponderà di violazione della misura preventiva perché sorpreso alla guida di un'automobile senza patente in quanto revocata. L'uomo ha tentato la fuga ma è stato inseguito, bloccato e poi ristretto ai domiciliari. Ammalarsi nel luogo in cui invece ci si deve curare, o almeno dove si sarebbe dovuto ricevere supporto e accoglienza, è accaduto a 3 malati di talassemia che oggi si trovano a fare i conti con una infezione da virus dell'epatite C, contratto non si sa bene ancora come, dopo essersi sottoposti a delle trasfusioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. A rilevarlo sono stati i controlli periodici ai quali i malati di anemia mediterranea si sottopongono presso la stessa struttura sanitaria. Verificare quindi come è accaduto è necessario per eliminare il rischio proprio della diffusione di patologie legate al sangue e tutelare i malati e gli operatori sanitari. L'allarme è scattato all'inizio di ottobre, ma della vicenda l'azienda viene incaricata soltanto a fine mese, cercando ancora oggi di fare piena chiarezza sull'accaduto. I primi elementi comunque ci sono, dietro non ci sarebbe uno scandalo connesso a forniture di sangue non in regola, sarebbe improprio parlare di sangue infetto, precisano dalla direzione sanitaria, ci sono stati dei casi di infezione o segnali di infezione da virus di epatite C. Su questa vicenda ancora tutta da chiarire, stanno lavorando i NAS che nelle scorse settimane hanno fatto visita al Giovanni Paolo II di Sciacca. La cronaca giudiziaria: assolti dalle accuse di omicidio colposo gli 11 medici dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta accusati della morte del narese Giuseppe Cavaleri. L'uomo 7 anni fa morì a causa di un incidente stradale sulla 640. Ad essere condannato è stato soltanto un camionista. I medici rianimatori assolti sono Francesco Raia, Carmelo Angelone, Rosalba Parla, Giuseppe Manta, Cataldo Naro, Rita D'Ippolito, Concetta Cardamone e Salvatore Ferrigno, difesi dagli avvocati Michele Michalizzi e Francesco Augello, e di neurochirurghi Giovanni Cinquemani, Nicola Alberio e Antonio Morabito, difesi all'avvocato Giacomo Butera. Nei loro confronti il giudice Antonio Napoli ha motivato la decisione per non avere commesso il fatto.
In una sola notte ha ripudito i distributori di caffè e snack di un'enoteca e di un autolavaggio in via Platone e dell'orto botanico del libero consorzio comunale di Agrigento in via Demetra, banda delle macchinette di nuova in azione ad Agrigento. Il bottino arraffato dai malviventi ammonta, nonostante non sia stato ancora quantificato con precisione, a diverse centinaia di euro, forse però non arriva nemmeno a 500 euro. Sono stati certamente i danni provocati alle sedi degli esercizi commerciali o istituzionali che agli stessi distributori di caffè e snack, ma sull'episodio sta indagando la polizia di Agrigento. I giudici della Corte d'Appello hanno confermato la condanna, sentenza del giudice per udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Alfonso Malato, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per l'accusa di tentata estorsione nei confronti di Ignazio Natalello. Natalello avrebbe messo, secondo l'accusa, la colla nei lucchetti di 4 esercizi commerciali del villaggio Mosè. L'uomo, che ha 60 anni e si trova ancora ai domiciliari, e nei giorni successivi avrebbe contattato telefonicamente gli esercenti commerciali chiedendo soldi in cambio di una fantomatica protezione, e con il dipendente di uno dei negozi si sarebbe spinto a dire anche che bisognava fare una colletta per Gerlandino Messina, spingendosi anche, stando sempre all'accusa, a fare il nome di Matteo Messina Denaro. Il difensore, l'avvocato Salvatore Cusumano, aveva chiesto ai giudici della Corte d'Appello di rivedere la condanna. Il GIP Alessandra Vella aveva già escluso, ritenendo che non vi fossero i presupposti, il metodo mafioso. La Corte d'Appello di Palermo ha assolto e scagionato 3 cani cattinesi che erano stati condannati in primo grado a 9 mesi di reclusione. L'assoluzione, perché il fatto non sussiste, riguarda Salvatore Taibbi, 39 anni, Diego Cutaia e Filippo Cutaia, fratelli rispettivamente di 34 e 28 anni. I tre, nella sentenza di primo grado, erano stati condannati perché, secondo l'accusa, avrebbero tentato di disfarsi di un involucro contenente circa 4 grammi di droga dopo un controllo dei carabinieri su una strada statale. I tre erano accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Ora la sentenza della Corte d'Appello che rende giustizia ai tre scagionandoli. Nuova condanna penale per gli ex orchestrali di Salvo Romano, il cantautore titolare del marchio e teppisti dei Sogni. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha nuovamente condannato Antonino Cannarozzo, Giuseppe Falletta, Gino Borsellino e Salvatore Giordano, tutti assistiti dall'avvocato Arnaldo Faro, per violazione del diritto di autore, in particolare per aver eseguito in pubblico brani di Salvo Romano come Piccolo Fiore in uno spettacolo che si è tenuto in San Pierniceto, in provincia di Messina, nel 2012. La sentenza penale si aggiunge già a quella del Tribunale di Agrigento, confermata in appello e poi in Cassazione, che aveva affermato la responsabilità dei quattro per avere eseguito sempre in pubblico a Favara le canzoni di Salvatore Romano, assistito l'avvocato Lillo Massimiliano Musso. Il Tribunale Monocratico di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre alla condanna penale dei quattro, ha aggravato la pena per Antonino Cannarozzo, riconosciuto colpevole di avere violato l'ordinanza del Tribunale di Palermo che gli fa espresso divieto di utilizzare il marchio I Teppisti dei Sogni, in atto di esclusiva titolarità di Romano. La giudice abbate, con la lettura del dispositivo, si è riservata 60 giorni di tempo per il deposito delle motivazioni. E tra le diatribe tra orchestrali, insomma, passiamo adesso ad Agrigento, dove fra qualche giorno, il 1° gennaio 2017, entrerà in vigore l'imposta sul soggiorno nella città. Ma gli albergatori sono pronti? Vediamo i dettagli. Tra pochi giorni entrerà in vigore l'ordinanza approvata dal Consiglio Comunale di Agrigento che ha introdotto l'applicazione dell'imposta sul soggiorno per i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della città. Dal 1 gennaio 2017 infatti avrà validità l'applicazione dell'imposta, così come disposto nell'atto deliberato prima dalla giunta del sindaco Lillo Firetto e poi dal Consiglio Comunale. Ma gli albergatori agrigentini sono pronti? A leggere quello che scrive in una nota il presidente dell'ABBA, l'associazione Bed & Breakfast di Agrigento, Giovanni Lopez, sembra proprio di no. Infatti l'associazione ha indirizzato una lettera al sindaco Calogero Firetto per sollecitare un incontro urgente relativo alla tassa di soggiorno e in particolare il suo regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale del 4 novembre scorso. Attualmente, dice Lopez, sono 3 i punti di cui si intende discutere con impellenza, visto che mancano pochi giorni all'entrata in vigore dell'imposta: la sua quantificazione relativa all'extra alberghiero, valore attualmente assente nel regolamento approvato, e l'informazione utile perché è necessaria da poter comunicare agli ospiti che di fatto hanno già fatto una prenotazione per il 2017 o per quelli potenziali che sulle piattaforme informatiche di prenotazione, sul sito web della struttura o semplicemente per telefono vorranno conoscere l'offerta economica relativa al pernottamento e se l'è pagata l'imposta.
Di contro anche il gestore ha necessità di conoscere l'importo della tassa per poter formulare e pianificare le strategie tariffarie per tutto il 2017, pianificazione per cui siamo già parecchio in ritardo. Una nota anche sull'attuale suddivisione in fasce che aggiunge il presidente dell'associazione, secondo noi non rispecchia i criteri di equità e proporzionalità che stanno alla base di una corretta applicazione dell'imposta. Poi c'è la mancata consegna del materiale informativo da esporre in struttura della modulistica da compilare necessaria per l'esazione, ambedue previsti nel regolamento. Non essendo il nostro possesso, siamo impossibilitati a poter adempiere all'incarico. Infine dovremmo discutere della mancata istituzione della consulta permanente, composta dagli operatori del settore turistico, che come indicato dalla normativa approvata avrà delle importanti funzioni consultive in merito all'impiego degli introiti dell'imposta, nonché a limare alcune indicazioni operative presenti nell'attuale regolamento. Il sindaco Filetto risponde: Agrigento era forse in tutta la penisola una delle poche città interessata da significativi flussi di turisti a non aver adottato la tassa di soggiorno. Si colma una lacuna che consentirà di intervenire sul miglioramento dei servizi al settore turistico e sul decoro urbano. Nessuna preclusione di incontrare gli albergatori e rispondere alle domande dell'associazione ABBA. Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha nominato i componenti del CDA dell'IPAB Burgio Corsello. Sono stati scelti Totò Campagna, Antonio Guagenti, Anna Tascarella, Antonio Nicosia e Riccardo Martinez. Adesso la regione dovrà ratificare le nomine. Riprendiamo il telegiornale. Il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato il bilancio di previsione 2016, hanno votato contro Forza Italia, PDR Sicilia Futura e Movimento 5 Stelle. Sentiamo i particolari in questo servizio. Con 15 voti favorevoli e 7 contrari è stato approvato dal Consiglio Comunale di Agrigento il bilancio di previsione 2016-2018. I 7 voti contrari sono arrivati dai consiglieri Nuccia Palermo, Pasquale Spataro, Giovanni Civiltà, William Giacalone, Salvatore Borsellino, Marcella Carrisi e Rita Monella. Hanno infatti votato a favore i consiglieri di maggioranza, 8 invece gli assenti al momento del voto. L'aspetto positivo emerso dalla discussione del bilancio, ha commentato l'assessore alle finanze Giovanni Amico, è la voglia dell'intero Consiglio Comunale di discutere e condividere le scelte del piano di risanamento finanziario del comune. Con l'approvazione del bilancio abbiamo posto le basi per avviare nei prossimi mesi l'opera di risanamento che potrà portare al superamento di quelle criticità che oggi attanagliano l'azione amministrativa. Un forte senso critico in chiave costruttiva, abbinato alla serietà e alla responsabilità istituzionale, invece i consiglieri comunali di Forza Italia, Giovanni Civiltà, Pasquale Spataro e William Giacalone, che nella seduta di ieri pomeriggio sono rimasti regolarmente in aula proponendo anche degli emendamenti, ma dicendo no in modo netto e tranciante lo schema di bilancio di previsione varato dalla Giunta Filetto e approvato dal cartello di maggioranza che giorno dopo giorno si assottiglia sempre di più. Il nostro emendamento, evidenziano Civiltà, Spataro e Giacalone, che le forze politiche a sostegno di Filetto hanno rigettato, prevedeva l'azionamento della forbice proprio in quelle voci in uscita non ritenute essenziali. Avevamo recuperato 260.000 euro tra le residue pieghe del bilancio in corso, intervenendo sui capitoli che riguardano le indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio. Una riduzione del 30% degli stipendi non sarebbe stata la fine del mondo. Qualcuno ha rilevato che la decurtazione non si può imporre, ma ricordiamo che esiste il diritto alla rinuncia. E poi, rispetto al bilancio pluriennale, la nostra proposta di modifica, oltre a rendere i numeri sempre più vicini alla realtà per meno complicato pareggio dei conti, avrebbe consentito di mantenere inalterato il costo del servizio dei rifiuti. Invece, a partire dal 2017 per il 2018 è previsto un aumento di spesa di oltre 1,5 milioni di euro, che tradotto in soldoni significa inevitabilmente spingere l'aliquota della Tari sempre più in alto per gli agrigentini. Un export che vale 1 miliardo di euro di fatturato, una crescita in termini di PIL del 7,1%, sono questi numeri dell'agricoltura al sud e in Sicilia in particolare. Sono numeri che confermano che il futuro dell'economia della nostra regione è nell'agricoltura e nell'agroalimentare in generale. Lo ha detto Michela Giuffrida, che è componente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. La Sicilia è al primo posto in Italia per le industrie alimentari, sono 7.321, quelle attive nel 2016, il 12% del totale nazionale. Un tessuto produttivo importante, in crescita, che ha bisogno del sostegno delle istituzioni e che vede nell'Europa un alleato prezioso. Un'Europa, continua la parlamentare Giuffrida, che ogni anno dà agli agricoltori 300 milioni di euro di pagamenti diretti della PAC, la politica attiva comunitaria, 52 milioni di euro per il vino e una programmazione pluriennale regionale molto ricca, 2,2 miliardi per il programma di sviluppo rurale 2014-2020. Rivendico con forza quello che Palazzo è quello
che è questo palazzo e che costa sicuramente meno in Italia. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, incontrando i giornalisti a Palazzo dei Normanni per i tradizionali auguri di fine anno. Soffermandosi sulla recente pubblicazione dei redditi 2016 dei parlamentari regionali, ha detto Ardizzone: ricordo che 5 anni fa i cosiddetti paperoni dichiaravano 500.000 euro. Quest'anno il paperone dei paperoni è quasi uno straccione, 165.000 euro, aggiunto anche in maniera molto ironica. Certamente non dico che le indennità ora sono basse, ma rispetto al passato è cambiato molto. Il bilancio non si fa riempiendo le caselle vuote con questo o quel numero. Per chiuderlo a scatola chiusa si è usato l'escamotage dei precari. È ovvio che vanno stabilizzati, ma si doveva fare 4 anni fa. E vanno salvati tutti, non si possono licenziare, non si può fare macelleria sociale, ha aggiunto Ardizzone. La finanziaria è una cosa seria, non potevo consentire l'approvazione di un bilancio in 2 o 3 giorni, ha concluso il presidente dell'ARS. Nei primi giorni del 2017 promuoveremo una manifestazione pubblica per informare gli artigiani e le imprese sull'utilizzo dei fondi strutturali. A lanciare l'iniziativa è il segretario provinciale della CNA di Agrigento, Piero Giglione, dopo aver incontrato a Palermo una delegazione regionale con Mariella Lobello, assessore alle attività produttive della giunta di Rosario Crocetta. È stato un confronto positivo e proficuo, spiega Giglione, guidato dai nostri vertici siciliani. Abbiamo messo a fuoco alcune tematiche importanti per cercare di far ripartire il tessuto economico e il tessuto produttivo. Oltre ai fondi strutturali, che vanno certamente sfruttati appieno per le innumerevoli misure a fondo perduto che offriamo, è stato posto l'accento anche sulla necessità di offrire un concreto sostegno ai confidi, di rilanciare la CRIAS e modernizzare le aree attrezzate. Il vicepresidente della Regione, Mariella Lobello, sarà presente all'incontro che organizzeremo ad Agrigento in vista dell'apertura dei bandi fissata per metà gennaio, conclude il segretario provinciale della CNA. Mariella Lobello ha mostrato apertura e disponibilità affinché le proposte avanzate diventino priorità nell'agenda del governo siciliano per l'anno che sta per arrivare. La deputata nazionale del Partito Democratico Maria Iacono ha presentato 2 interrogazioni al ministro per le infrastrutture, la prima sulle condizioni della statale 626 Licata Ravanusa, chiusa da oltre 2 anni a seguito del crollo del ponte Petrulla, e la seconda sui tempi di conclusione dei lavori del viadotto Agragas o Morandi ad Agrigento e su quali siano effettivamente le condizioni statistiche e statiche della struttura. La stessa Maria Iacono commenta: la chiusura della 626 Licata Ravanusa sta provocando un duro colpo alle economie locali e un eventuale perdurare di questa situazione metterebbe in ginocchio l'intero territorio. Non è inoltre possibile indugiare ancora sul viadotto Agragas, altra importante infrastruttura dell'Agrigentino che da oltre 2 anni è percorribile con diverse limitazioni. Giovanni Picone, sindaco di Campobello di Licata e nuovo presidente della SRR Agrigento, la società di regolamentazione dei rifiuti, è stato eletto nella tarda mattinata di oggi dall'assemblea dei soci. Sostituisce il dimissionario Nuccio Sapia, sindaco di Castel Termini. Nel consiglio di amministrazione della SRR, oltre a Picone, siederanno l'assessore di Grotte Cimino e l'assessore di Raffadali Vella. Autorizzato il pagamento degli stipendi dei lavoratori precari del Comune di Castel Termini, lo ha deliberato la giunta guidata dal sindaco Nuccio Sapia. L'esecutivo ha autorizzato il responsabile dell'ufficio ragioneria ad emettere i mandati di pagamento delle mensilità, ma fino alla concorrenza della somma assegnata dalla Regione. Con un decreto dell'assessorato regionale alle autonomie è stato accreditato alle casse comunali l'importo di 806.000 euro che sarà interamente destinato ai pagamenti. Volge al termine dunque il contenzioso contro il Comune, promosso da un gruppo di 12 lavoratori precari che avevano chiesto anche la rimozione del sindaco Nuccio Sapia per grave inadempimento. Adesso, con la fine dei disagi dei 120 lavoratori a tempo determinato, ha detto Sapia, si spera che torni sereno e che rientrino nella normalità le relazioni. È una boccata di ossigeno sia direttamente per i lavoratori sia indirettamente per le ricadute positive che i pagamenti avranno sull'economia locale. A proposito di pagamenti, poco fa, mentre eravamo in pubblicità, ci hanno chiamato per darci una segnalazione che noi giriamo naturalmente all'amministrazione comunale di Canicattì, di Ettore Di Ventura, a proposito di pagamenti dei dipendenti del comune, visto insomma che l'assessore Di Natale ha fatto questa intervista parlando un po' della raccolta differenziata che abbiamo fatto vedere, abbiamo proposto ai nostri telespettatori in apertura del telegiornale, e insomma i dipendenti sono molto arrabbiati perché non ricevono lo stipendio.
stipendio e non hanno ricevuto la tredicesima mensilità. Per quanto riguarda la tredicesima mensilità, sembra ci siano dei problemi. Invitiamo naturalmente l'assessore alle risorse finanziarie, Tommaso Vergopia, o lo stesso sindaco, che non sentiamo da qualche giorno perché è molto impegnato. Ettore Di Ventura sta lavorando, quindi è molto impegnato in queste ore, in questi giorni, soprattutto per la redazione del bilancio, e non lo abbiamo avuto modo di sentirlo, tranne qualche inaugurazione di qualche presepe, per capire insomma se è vero che la tredicesima non è stata ancora erogata, o comunque quando sarà erogata ai dipendenti del comune di Canicattì. Parliamo di presepi e di un concorso per i presepi più belli e per gli alberi di Natale addobbate in maniera artigianale fatti in casa. Lo ha indetto la sezione di Canicattì della FIDAPA. Sentiamo in questa intervista la presidente Daniela Marchese Aragona. La 17ª edizione per premiare i presepi più belli è un'iniziativa un po' per dare un po' di gratitudine a chi realizza con amore, con passione, con determinazione i presepi anche a casa, o comunque sono presepi che possono essere visti da tutti. E questo è lo spirito dell'iniziativa della FIDAPA. Sì, anche quest'anno la sezione FIDAPA di Canicattì ha voluto indire questo concorso che prevede la premiazione non soltanto dei presepi ma anche dell'albero più bello. È giunta quindi alla 17ª edizione. Siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa che prevede dei premi in denaro e comunque attestati di partecipazione per chiunque voglia partecipare. È sufficiente mandare un'email all'indirizzo fidapacanicatti@yahoo.it dando tutti i recapiti e allegando una fotografia che rappresenti l'albero o il presepe. La premiazione avverrà a Palazzo Giardina il 12 gennaio 2017, mentre la scadenza di questo concorso è prevista per il 6 di gennaio. La commissione che giudicherà questi lavori artigianali in house è composta dalla segretaria nazionale FIDAPA, dalla presidente della FIDAPA, dagli sponsor, perché abbiamo raccolto anche il contributo di sponsor canicattinesi per la buona riuscita di questo concorso, e infine da un esperto esterno, l'architetto Aldo Cammalleri. Ecco, quindi praticamente basta soltanto inviare una mail e concorrere a questa premiazione. In passato com'è stata la partecipazione? Allora, anche in passato si è registrata, io parlo per l'anno scorso perché il biennio di presidenza abbraccia 2 anni in FIDAPA. L'anno scorso è stata una partecipazione massiccia, e spero che anche quest'anno i privati, i miei concittadini potranno partecipare di volentieri e di buon grado. Sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Libero Consorzio Comunale di Agrigento gli esiti delle selezioni per titoli di 2 incarichi professionali nell'ambito del programma di educazione ambientale Scopri Tarta, previsto nell'azione E3 del progetto comunitario Life, Tarta Life, riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale. Si tratta degli incarichi di formatore, attività di formazione rivolte ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado della Sicilia, che aderiscono al progetto e di tutor didattico online, che avrà il compito di supportare gli insegnanti partecipanti allo Scopri Tarta. Entrambe le selezioni sono state aggiudicate alla biologa Daniela Freddi. L'associazione Ci Siamo Anche Noi, la parrocchia del Redentore, con il patrocinio della città di Canicattì, hanno organizzato la prima edizione del presepe vivente nella chiesa di Gesù Amore Misericordioso. Il presepe ricrea l'atmosfera magica di un villaggio con i suoi antichi mestieri e con i prodotti tipici che si degusteranno lungo il percorso. Vediamo i particolari. Gli spazi esterni alla chiesa diventano un luogo ideale per ricostruire la natività, con l'entusiasmo dei giovani che hanno creato tutto questo, con un messaggio, il messaggio che Gesù Cristo, Gesù Bambino, nasce ancora nel 2016. Sì, e non soltanto i giovani, ma sono state coinvolte piccoli, grandi, uomini, donne. Dico, è stata una bella idea questa di realizzare il presepio ricordandoci di San Francesco. Il presepio è un forte richiamo al grande mistero della natività, dell'incarnazione, con tutti i messaggi che porta nella sua semplicità di povertà, di accoglienza, di fraternità, di solidarietà. Quello che un po' i padri della Chiesa chiamano la condiscendenza, cioè Gesù che discende e prende forme umane così come noi. Ecco,
Il messaggio che quest'anno lancerà ai parrocchiani, tra l'altro stiamo vivendo un periodo molto difficile, il terrorismo da una parte a livello internazionale, le preoccupazioni, la crisi economica che tocca le famiglie, e non è facile. Comunque Gesù Cristo ancora viene a discendere, a scendere ancora e a portare il suo messaggio. Quale sarà il messaggio della Chiesa di questo Natale 2016? Credo che il messaggio è sempre forte, quella della condivisione, solidarietà, ecco, questo condiscendere, questo farsi simile a noi, e l'accoglienza. E poi siamo a conclusione, diciamo, dell'anno della misericordia, questa tenerezza di Dio che si fa bambino e a cui diciamo benvenuto Dio bambino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie. Il presepio, diciamo, spesso è sempre un segno esteriore di quello che deve avvenire dentro di noi, perché è stato detto niente varrebbe la nascita di Gesù se poi non lo accogliamo nel nostro cuore, nella nostra vita e nelle nostre famiglie. Allora significa ritornare alla semplicità, alla intimità della famiglia e ad avere quella nostalgia di innocenza, di bontà di cui ci dà il messaggio quel bambino Gesù che nascerà appunto nella veglia della notte santa. Qual è l'attrazione, la peculiarità di questo presepe che avete preparato con molta determinazione, con molto sacrificio, con molto lavoro? Allora, il presepe rappresenta un tipico villaggio un po' nostrano della nostra terra, dove si possono ammirare quelli che sono i mestieri di una volta e si possono assaggiare quelli che erano le pietanze tipiche di allora, quindi come i gigerequetti, lo pane conzato, lo spingiuni, le guastilluzzi fritti. Una particolarità che quest'anno abbiamo voluto inserire, che dato che il presepe, oltre a essere qualcosa di rivivere quello che è il mistero della natività, che diventi qualcosa pure di culturale, no? Di far capire qualcosa ai bambini, a prescindere di quelli che erano i mestieri, abbiamo voluto inserire l'ostificio, quindi così chiunque verrà a vedere il presepe potrà vedere e toccare con mano come viene impastata e viene realizzata l'ostia in sé per sé. Quindi che è un qualcosa che incuriosisce sia grandi che i bambini. Ecco, avete già inaugurato il presepe, quali saranno adesso le prossime date di apertura? Sì, allora il presepe è stato inaugurato sabato 17, quindi sabato 17 e il 18. Abbiamo avuto già una grande affluenza di gente che è venuta a rivivere insieme a noi questo presepe. Le prossime date saranno il 26 dicembre e il 6 gennaio, quindi cogliamo l'occasione per invitare tutti a essere presenti, venire qui a vivere e rivivere con noi il presepe, perché quello che noi vogliamo è che il presepe venga vissuto in ognuno di noi e venga vissuto insieme a noi. Ecco, quanto tempo avete impiegato per realizzare tutto questo? Allora, qui abbiamo impiegato un mese di lavoro. Il lavoro, diciamo, diventa duro e difficile perché, dato che lavoriamo in un ambiente esterno, abbiamo dovuto intraprendere con la pioggia, con il vento, con tutto quello che sono gli agenti atmosferici del periodo natalizio. Però devo dire che l'abbiamo fatto con grande amore, perché come in un video che lanceremo all'ingresso del presepe, tutto quello che è stato il collante di questo presepe è tutto per amore. Quindi abbiamo creato una grande squadra di grandi e piccini, dove si è lavorato veramente in sinergia. E quello che è stato lo spirito è stato lo spirito di fraternità e di amore. Quindi abbiamo lavorato proprio con entusiasmo e con grande allegria. E qua infatti sempre invito ai ragazzi che durante il presepe, quindi nei vari mestieri e nelle varie degustazioni, dobbiamo tenere sempre alto il sorriso, perché è una cosa bella trasmettere l'allegria e l'amore di quello che facciamo, che lo facciamo veramente con amore. Quante persone sorridono insieme a voi? Allora, sorridono insieme a noi circa 130 persone, quindi un grande staff che lavora in questo presepe. Ad Agrigento la notte di San Silvestro si festeggerà come l'anno scorso in piazza Pirandello davanti al municipio. Il sindaco Lillo Firetto annuncia il brindisi con la città e all'anno nuovo assieme al rock agricolo degli Iron Mace, le band Effetto Vasco e Direzione Sud, e non mancheranno ovviamente i fuochi d'artificio. Rinviati al 2017 gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per accesso alla professione di trasportatore su strada, il rinvio della seconda sessione è dovuto al numero esiguo di partecipanti inferiore al minimo previsto dal regolamento. Il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone, rende noto che i termini per la presentazione della domanda per la concessione dei loculi cimiteriali a Campobello di Licata per la durata di 39 anni scadranno il prossimo 30 dicembre. Per chiarimenti sulla procedura di affidamento e per la richiesta e compilazione dei documenti, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Servizio Ambiente che si trovano in via Trieste.
Continua la mostra personale Scorci di Sicilia, di una Sicilia che vuole apparire, a cura del pittore Diego Alù, in programma fino al prossimo 7 gennaio 2017 presso il Circolo di Compagnia in Corso Umberto I a Canicattì. Già sono stati tanti i visitatori che hanno fatto visita a questa mostra di Diego Alù. Noi nei giorni scorsi abbiamo mostrato anche una intervista con il pittore che ha realizzato questa esposizione. In chiusura, prima di lasciarci, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Hanno preso via questa mattina gli interrogatori in carcere, gli interrogatori di garanzia delle 11 persone coinvolte nell'operazione antimafia Hermes 2. In carcere sono finite 4 persone, mentre altre 7 persone sono state raggiunte da obbligo di dimora. Tra di loro c'è anche un giornalista freelance, Filippo Siracusa, che ha chiesto di essere cancellato dall'ordine e accusato di intestazione fittizia di beni. Le misure cautelari in carcere riguardano Epifanio Agate, 43 anni, figlio del capomafia Mariano Agate, accusato di attribuzione fittizia di beni a terzi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. E ancora Carlo Antonio Loretta, 50 anni, e Giuseppe Loretta, di 36 anni, fratelli, entrambi imprenditori accusati di associazione mafiosa e attribuzione fittizia di beni a terzi. Ed infine Angelo Castelli, 71 anni, accusato di favoreggiamento dell'associazione mafiosa di Mazara del Vallo e Castelvetrano. Un caso di meningite si è registrato nel Nisseno, un uomo di 70 anni è stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta, si trova adesso in prognosi riservata. Gli esami compiuti avrebbero confermato che si tratta di una meningite batterica. L'uomo e tutte le persone che sono state in contatto con lo stesso sono state sottoposte a profilassi. E in chiusura, un incidente stradale a Palma di Montechiaro, lungo la 115, la statale 115, il bilancio è di una ragazza di 25 anni rimasta ferita. Il sinistro si è verificato tra Palma di Montechiaro e Licata sulla statale 115, dove un'autovettura condotta proprio dalla 25enne è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Il mezzo si è ribaltato provocando il ferimento della giovane, che è stata soccorsa e portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata. Era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.